Wow! Sono esplose cose, aspetta! Apri. Buia, cosa ha fatto, signor? Era più imbriaco di me. Se ci muori, ci muori male, più male, più male, più morto. Perfetto. Ciccio, stai fumando in parte i barili con scritto infiammabile. Addio, Bonino. Salve a tutti, io sono Dolon Gamer e bentornati sulla run cattiva di Contraband Police. Oggi tutti proveranno a farmi fuori. Gli scontri a fuoco abbondano e io ho solo una pistolettina. Tuttavia, iniziamo a farla pagare ai ribelli, catturando il primo esponente a cui il governo stava dando la caccia. Buona visione. Amici di Baretto, bentornati! Iniziamo questo secondo capitolo, falsa assistenza. Allora, ho visto che il primo episodio vi è piaciuto, è stato un piacere ritornare dopo così tanto tempo nel paese a più alto tasso alcolemico del circondario. Allora, vediamo un po'. Ci aspettano ancora due contrabbandieri età dell'autista 49. E nel secondo caso, numero di targa parziale WDF. Sicuramente arriveranno molto ma molto presto. Tuttavia abbiamo un problema. Non possiamo arrestare nessuno perché la guardiola l'abbiamo riempita lo scorso episodio e sul finale non c'avevo tempo perché dovevo concludere rapidamente. Erano le 1 passate di notte e non ho portato i tizi in gattabuia. Ok, ciancio alle bande, vediamo innanzitutto di controllare i documenti delle genti. Buongiornissimo. Inoltre vi ho visto leggermente confusi. La colomba bianca ha aiutato i miei connazionali per anni, non c'erano armi lì. Il vostro partito mente per continuare a indebolire il mio paese. Ciccio. Fatti i cavolacci tuoi che è meglio, santo cielo. In questa run sono cattivo. Dicevo, stai calmo? Ah, Mastro Lindo, date una calmata. Dicevo, vi ho visti confusi perché l'ho definita la run cattiva. E voi, ma non sei stato cattivo la scorsa stagione? No, sono stato antigovernativo la scorsa stagione. Abbiamo aiutato i ribelli perché il governo era corrotto. Quello era il finale buono. Stavolta invece abbiamo il finale più, insomma, lo definirei molto ma molto fedele al partito. Allora, quando dicono queste cose, di solito i documenti hanno qualche irregolarità, ma non mi sembra di vedere nulla di che, è tutto molto ma molto regolare. Quindi, signore, lei dovrebbe poter entrare senza nessun problema. Si cucchi il timbrino verde così di primo mattino. Sono le 10 e ho già potuto puntare contro qualcuno la mia pistola. Aspetta un attimo che ogni tanto devo ricordarmi anche di legge. Sono stato promosso, yay! Maggiore ricompensa per le ispezioni. Puoi chiamare Vlado per farlo venire con i suoi attrezzi. Che bella cosa. Pazzatura comunista! Le altre volte non le avevo lette le lettere. Per colpa tua la mia famiglia ha rischiato di essere massacrata. Quando i banditi hanno scoperto che non avrei consegnato i soldi in tempo, hanno dato fuoco alla nostra casa e ucciso il nostro cane. Guardi, mi dispiace più per il cane, eh. Era un grande amico di Baretto. Ti ho chiesto così poco, ma ovviamente devi rispettare queste dannate regole. Spero che un giorno qualcosa del genere capiti a te. Mi ha anche gentilmente mandato una foto della sua casa bruciata e tutte cose. Bloccato il contrabbando di armi e lì è tutto merito mio. E che cocchio. Aia, questo non mi piace proprio per niente. Vediamo un po' cosa era GWL e questo era WDF. Ah, devo controllare. Ti ho chiesto i documenti. Te resti con la manina fuori anche 2 ore, porca la miseria. Età dell'autista 49, ma mi sembra un po' più giovane, 26. Madonna, ciccio. Petr, te li porti ma proprio male sti cocchio di anni, eh. Ai, abbiamo già un dato che non corrisponde. Oggi è il 22 aprile, quindi i documenti sono comunque in corso di validità. Fatemi controllare questo timbro, regno di RK. Aia, lui sta trasportando della merce che io non mi metto neanche a controllare. Se vi ricordate, allo stato attuale abbiamo le regole d'ingresso che ci vietano l'accesso a chi trasporta merce se vengono da RK. Quindi timbrino rosso. E se sei daltonico, ti timbro a calci in culo. Non farti problemi, magari in quel caso capisci che te ne devi tornare al tuo paese, bastardo. Stai cercando di importare le tue valigie nel nostro. Ah, mi ha messo sotto. Ecco qua, volevo fare la truffa dell'assicurazione. IGC, ok, sembra tutto regolare. Bene, bene, un'altra ispezione eccellente. Continua a lavorare così e farai carriera. Guardi, mi avete già promosso e infatti mi hanno dato $130. Poi devo ancora capire perché in un paese dell'est ci siano i dollari. Ma vabbè, dettagli. 30. Aspetta un secondo, era 49. Per un secondo mi ero triggerato. Buon uomo, scusi un secondo. Le hanno rubato il baffo. Ma porca la miseria, sono cose che capitano. Quindi anche la fotografia non corrisponde. Fatemi controllare poi tutto il resto dei dati. Tanto trovo qualcosa che non va bene. Ah, sì che pirla, regno di RK. E tu sei pieno zeppo di bagagli. Quindi, a prescindere, no, aspettate un secondo.
dobbiamo segnare regole d'ingresso. Mi stavo quasi per sbagliare. Se vi ricordate, sul finale dello scorso episodio abbiamo letteralmente buttato via un centone perché ho usato il timbro sbagliato. Ma che abbiamo un conto in sospeso. Ti sparo. Guarda, sul motore ti sparo. Marone, quello è un motore. Ma che se mettevi una ruota con i cricetti che correvano sopra facevi meglio, eh. Allora, aspetta. JDC. Marone, continui a dimenticarmi la targa. WDF. Non so perché non la sto memorizzando. Rifiuto giustificato, ma avrei dovuto controllare anche sui cocchi di bagagli. Quel maledetto Archie si intromette di nuovo in questioni che non gli competono. Non solo diffamano pubblicamente il nostro governo, ma danno anche manforte ai delinquenti. Guardi, per dovere di cronaca mi sento molto ma molto delinquente pure io ogni tanto. Ma vabbè, dettagli. Allora, signor Miroslav, corrispondono tutte cose. Maronne, la barretta si sta scaricando veramente un sacco. I documenti sono in corso di validità. Inoltre lei non mi arriva dal regno di Arkay, quindi guardi qua, un bel timbrino verde. Vuole che glielo stampo anche in faccia? Me ne vado, sì, è meglio, guardi che non è giornata. Porca la miseria. No, aspetta, dov'è che mi trinceravo di solito? Ok, speriamo che nessuno dei nostri ci schiatti male. Oh, maronne, non posso affrontarli con la pistola, c'ho 8 proiettili. Come la mettiamo? Qualcuno mi offre dei proiettili, ragazzi, non fate complimenti. Dobbiamo riservare 30 secondi fino alla fine dell'attacco. Aspetta che questa pistola è del Menga. E c'ho anche il mouse sbagliato, che il mio aveva problemi. Ok, signore, stia fermo. Porca miseria, aspetta che si avvicinano. Siamo belli che spacciati. Resistete ancora un po', ragazzi. Ok, trucidato, ma... Wow! Sono esplose cose, aspetta. Non me l'aspettavo. Oh, Bonnie. Ragazzi, io ho ancora 3 proiettili. Fine dell'attacco, 0. Avversari rimanenti, 6. Aspetta, che provo a prendere qualcuno. Ah, più morto. Direi abbastanza morto. Signore, si allontani da casa mia. Ho finito le munizioni. Posso provare ad accoltellarli? Non dico di no. Ancora meglio, c'ho il forcone. Se qualcuno si avvicina, gli inforchetto la nonna. Aspetta, aiuto. Ho paura, in effetti ho paura. Salve. Oddio, quello è morto. Resta il signore laggiù. Dite che metto a rubargli l'arma. Vediamo un po'. Provo a palpeggiarlo con molto amore e delicatezza. Ispezione al corpo. Munizioni per il fucile, meglio che nulla. Aspetta, che mi stanno sparando. Ragazzi, un po' di mira. Ok, provo a prendere quello, provo a prendere quello. Corri, 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 inarrestabile, piccolo Lon. No, 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 no. Se ci muori male, più male, più male, più morto, più morto. Perfetto, inforchettato e mangiato. Aspetta, palpeggio il corpo. Munizioni per pistola, munizioni per pistola. Ora sono pronto a sparare a tutti. Bastardi, bastardi. Ha fatto colpo rosso per un secondo. Ho visto, forse erano allineati gli uni agli altri. Olè, l'ultimo proiettile l'ho sparato io. Ah, non me l'aspettavo. Se vi ricordate, abbiamo due fazioni. La banda di Oberankov, un gruppo criminale organizzato che opera nella zona di Karikatka. Se vi ricordate, lui ha fatto una finaccia quando abbiamo fatto la run quella buona. Sono coinvolti nel contrabbando, nel traffico di armi o nei rapimenti a scopo di riscatto. Sono in costante conflitto con la polizia della Karistan. Praticamente ci rompono le palle ogni 2 secondi. Pugno di sangue. Movimento di resistenza antigovernativo guidato da Mikhail Garin. Il loro obiettivo è liberare la Karistan dalle mani dei comunisti. Negli ultimi anni sono riusciti a penetrare in profondità negli organi dello Stato e hanno penetrato molti organi, purtroppo. L'altra volta li abbiamo aiutati, stavolta cercheremo di fermarli. Quei bastardi di Oberankov ci attaccano di nuovo. Questa volta ce l'hai fatta, ma sii prudente, perché gli attacchi potrebbero aumentare. Ah, oh, no, no, tutto lo garantisco. Gli attacchi aumenteranno. Considera l'acquisto di nuove armi e l'adeguamento dei tuoi subordinati per garantire la sicurezza della postazione. Sì, dovreste garantirmela voi la sicurezza. Lasciamo stare che è meglio. Aspetta che non vedo la tua targa. Non è WDF? Aia, vedo il baffo furbino. Si faccia vedere. Questo, parola dello zio Telone. Non me la racconta giusta. È del regno di Arkay, peraltro. Ok, questo corrisponde. Aia, vedo già un'inesattezza qui. 785-795. Documenti in corso di validità. C'hai anche dei bagagli magari? Controlliamo tutte cose, no? C'ha la macchina dei poracci. Ok, non è un contrabbandiere, che è cosa buona e tanto giusta, quindi... Per colpa del numero di passaporto sbagliato ti rifiutiamo. Ciccio, è già tanto che non ci sia preso un paio di proiettili. Mi piace come il signore è rimasto lì lì tranquillo. Mentre nel frattempo qua ci stavano massacrando di colpi, ma vabbè, dettagli. Ok, perché c'è un punto esclamativo? Oh no, che succede? Non mi fate tirare porchi, ve lo chiedo in ginocchio. Telefono di servizio! D'ora in poi potete ordinare dal negozio mobile di Vlado. Ah, sì, sì, lo so bene come funziona. No, non vado a riposare perché sono le 2 di pomeriggio. Quindi ne approfitto per consegnare alla cava un po' di gente. Aspetta che non faccio cagate. Sapete molto bene che ne sono capace. Beh, fino adesso non ho erroneamente liberato nessuno. Quanta merce di contrabbando abbiamo? Parecchia. Potremmo anche fare un salto. Guarda munizioni per la pistola che c'è.
Ma erano lì lo scorso episodio? Mi sa che non me ne sono accorto io perché sono un pirla di proporzioni bibliche. Aspetta un attimo, non si può trasferire tu? Me ne sono ricordato dopo. Non dite nulla, gente, non dite nulla, ok? E scommetto quello che volete che lungo la strada ci aggrediranno come non ci fosse un domani. Ma come mai il veicolo ha il coso distrutto? Ah, sì, avevo inseguito un signore che aveva provato a scappare, vero, vero, me lo ricordo adesso. Vai, verso l'infinito e oltre. Signori, spostatevi, levatevi. Marone, si sono sbazzucati tutti contro gli alberi. Ok, di solito si appostavano o qui o all'hotel. Porcaccia ladra. Gioco, sì, magnanimo, te lo chiedo in ginocchio. Non spawnare i cattivoni. Vediamo un po', no, sono i tizi che parlano dietro, però secondo me ero cacato. Dicevo, lo scorso episodio contro ogni aspettativa non mi sono praticamente schiantato contro nulla. Cioè, a parte durante l'inseguimento, ma che cocchio, devo mandare la gente fuori strada. Eccoli, eccoli, lo sapevo. Lo sapevo, state buoni. Che poi riparare il veicolo lo si fa a mie spese. Vabbè che tanto devo passare dalla scuola di polizia. Cioè, no, vabbè, tecnicamente un commissariato. Ma insomma ci siamo capiti, pertanto devo fare un'altra strada. Buongiorno. Spegni... No, ho sbagliato tasto. Non volevo spegnere il motore, volevo spegnere la sirena. Porti pazienza che... Oh, non mi sentivo più i timpani e la voglia di vivere. Signore, me li può pagare bene cortesemente. E voilà, $390. Oh, quindi anche il valore dei detenuti è aumentato. Quanti soldi c'ho? C'ho l'interfaccia che mi copre il tutto. $2300. Detto tra noi, potremmo anche vedere casomai. Ah, che palle, mi tocca allungare la strada. Devo passare da destra in modo tale da evitarli. Sono messi proprio lì dell'incrocio che avrei preso per raggiungere la centrale di polizia. Dicevo, potremmo spendere parte del denaro per cercare di comprare delle armi. Ma in teoria ai primi assalti possiamo resistere senza problemi. Mi basta potenziare i nostri ragazzuoli. Ecco qua, ora prendiamo la strada sterrata. E a meno che il gioco non si senta in vena di spawnarmi altri cattivoni, dovrei poter arrivare a destinazione sano e salvo. Crociamo le dita, maronne. Mi ricordavo un ponte così lungo. Porcaccia la miseria, aspetta che non volo di sotto. Ok, mi sono completamente perduto nei boschi. In teoria dovrebbe esserci la centrale di polizia. Sì, poco più avanti. Che fortuna. Ma perché... sto paese deve essere in culolandia. Porcaccia la miseriaccia. Fun fact, una volta che lo stavo registrando ho erroneamente investito quel tizio e mi ha dato il game over. Aspetta, aspetta. Oh, ti ringrazio. C'erano dei documenti del... no, KGB, com'è che lo chiamava lui? Direttamente qua dietro, se ben ricordo. Andiamo tipo nascosti. Aha, a KGP. Eccoli qua, 2 su 14. Ci davano solo $100, ma comunque fa tutto brodo a fine giornata. Tagli tutto, 289. Sì, sì, di certo potenziamo le genti appena possibile. Anche se per un po' non ci dovrebbero assaltare. Questo è poco ma sicuro. Riesco ad andare in retromarcia senza mettere sotto nessuno? Parrebbe di sì, sperando che mi aprano i cancelli in tempo. Apri, apri, apri. Buia, cosa ha fatto, signore? Era più imbriaco di me. Porca miseria, devo darmi una mossa perché il sole sta tramontando. Aiuto! È pieno zeppo di cartelli. Ed ecco, maronne. Sì, sì, salve, stavo per metterti sotto, ciccio. Stendiamo un velo pietoso che è meglio. Ha preso anche la merce dal mio inventario. Non mi ricordo neanche come si vedeva. Il mio inventario, sì. È tutto bello vuoto, yay. Compagno, spero che tu sia riuscito a fare tutto. Sì, in effetti sì, detenuti consegnati, soldi incassati. E scarichiamo per ora i... aspetta, avevo ancora il pacchetto di sigarette, vabbè. I proiettili extra. Abbiamo abbastanza proiettili. No, aspetta, il contrario, razza di idiota. Imbecille, maledetto. In effetti mi stonava il tutto. Ma vabbè, dettagli. Ok, il resto degli oggetti li possiamo tenere qua. Allora, cosa compriamo di bello? Abbiamo $2721. Potrei migliorare i miei alloggi in modo tale... per $600 mi sembra un'ottima idea. Olè. Dicevo, in modo tale da aumentare anche la mia barra della vita. E cominciamo a potenziare i nostri colleghi. $350 e al posto della pistola ci avranno la mitragliatrice. Cioè, la cosa triste è che loro avranno la mitragliatrice ben prima del sottoscritto. Aspetta, ci dobbiamo assicurare che a fine giornata ci sia abbastanza denaro per poterli pagare tutti. O passeremo davvero un brutto quarto d'ora. Ah, possiamo anche richiedere un agente extra. Stipendio di $25. Vabbè, dai, ottimo. E dovrei aver fatto tutto? Ah no, quello era il tizio che avevamo già prima. Porca la miseria. Il nuovo agente, quello Kowalski, ci costerebbe 2,50. No, 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 no. Ho speso praticamente tutto il denaro. Potremmo anche fare una colletta, ragazzi. Guardali loro col giubbotto antiproiettili. Io cosa c'ho?
C'ho manco un corpo. Sono così povero che non mi potevano neanche dare il corpo. Ma vabbè, dettagli, c'è in mezza torcia. Oh, va che bella baraccopoli. Della serie, per fortuna che sono in un paese dell'est, quindi penso faccia tendenzialmente più freddo tutto l'anno. Perché se no, qua sotto il sole, la miera e tutte cose, cioè diventa un forno a microonde praticamente. Ok, non ci dovrebbero attaccare anche durante la notte, giusto? Oddio, ho un brutto presentimento. E... ok. Dovrebbe essermi anche avanzato un po' di denaro della serie, meglio che nulla. $262, ve l'ho detto che stavamo rischiando in effetti. Ok, speriamo che qualche furbacchione arrivi in dogana. Così gli faccio passare un brutto quarto d'ora e gli requisisco anche la nonna. Però devo dirlo, qui alla frontiera della Karistan sono le... che buia, 9 del mattino, ah, mi sveglio tardi in effetti. C'è il sole che sorge, gli uccellini che cantano, ogni tanto ti cagano in testa. Quando la gente non prova ad attaccarti è anche un bel posto. TL cool, eh? Ok, da sto puntito si apre. Dai che c'avevi la manina fuori, non sta a fare il tirchio. È davvero necessario. Siamo alla dogana. Mio cognato era un autista della colomba bianca. Non posso credere che persone con un cuore così grande possano sostenere dei banditi. È una menzogna. Me ne frega niente a me. Mirlan, non fare il Pirlan. Sai che ti dico, Mirlan? Mi stai simpatico, non è vero mai nella vita. Ti approvo perché c'hai la pelata stile Mastro Lindo che marrappa un pochettino. Perfetto. Presumo valgano ancora le leggi, quelle dell'Arcade. Sì, 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 ancora tutto bloccato purtroppo. Avanti il prossimo. Perfetto, ingresso valido, $130. No, te lo chiedo in ginocchio, non farmi controllare tutto quel popolo di merce. Però WD. Oh, ci siamo. Signori, ci siamo, signori, ci siamo. Allora, aspetta un secondo. Signore, potrebbe gentilmente uscire dal veicolo? Guardi che io le sparo, non provi a fuggire che non ci voglia di inseguirla. Allora, adesso mi diverto io, buon Salvino. Sì, sì, faccio attenzione alla tappezzeria. Non ti preoccupare che il veicolo non te lo tocco minimamente. Ok, gli interni sono a posto. Paraurti furbino. Aspetta, aspetta, prendimi il piede di porco. Dovrebbe andare bene comunque. Ecco qua, vediamo un po' cosa trasporti. Armi? Oh, armi non va bene, È un reato molto grave, buon uomo. Ti faccio passare io la voglia di essere nato, praticamente. E dentro la ruota abbiamo proiettili. Cioè, come fai a muoverti con i proiettili dentro gli pneumatici? E ora la parte più rompipalle. Devo scaricare tutto sto po' di merce. Non partire adesso perché sennò davvero mi rapisci. Evitiamo i rapimenti. Guarda, ho già visto dei serpentelli mentre scaricavo la merce. Quindi tutto ciò non promette bene. Questo è a posto. I barili, aspetta, controllo anche di lato, si sa mai. Ma sembrano a posto. Mele, mele e mele. Questo non è molto meloso in effetti. E un po', vai. Ah, non va bene, devo... buono un attimo. Ho sbagliato strumento, dicono di usare l'ascia qua, l'accetta. Un barone, bombe a mano. Ecco, magari non usiamo l'accetta che parte le bombe a mano. Le mele me le posso prendere, scusi. Mi ci faccio il milkshake e tutte cose. Questa invece la possiamo aprire con il coltello. Munizioni, proiettili e chi più ne ha più ne metta. E il resto direi che è a posto. Vediamo un po'. Sì, dovrei aver controllato praticamente tutto. Dov'è? Pesa culone, fumo solo le sigarette e non faccio altro. Ah, ciao Ciccio, come va? Tutto bene? Restituisci il carico? Perfetto. Che io intanto vado da Capitan Furbizia. Come va? Baffo sexy. E gli regalo un bel paio di manettine. Ma poi ti sei vestito? Ma cosa c'hai addosso? Ah, a posto. Ciccio, ti accompagniamo alla cava appena possibile. Guardalo lui, l'uomo più sexy del mondo. Mi sa che l'abbiamo veramente assunto, perché come ho detto non c'era nessuno fino allo scorso episodio. Ehi, renditi utile e libera la zona di ispezione. Bravo, bravo, bravo. Il resto del carico te lo puoi anche portare a casa, non me ne frega niente. Allora, ritornando a noi. Ah, a proposito ragazzi, non mi faccio corrompere, ovvero non accetto mazzette dai contrabbandieri, perché A, c'è il rischio di essere scoperti, e B, non ci guadagno nulla. Sì, ok, un po' più di denaro, ma mi diverto effettivamente a spappolargli i veicoli e tutte cose. Buongiornissimo. Beh, c'è una certa età, dovremmo essere a posto. Aspetta, l'ultimo contrabbandiere aveva 49 anni. Vediamo un po' cosa viene fuori. Ui, 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 ui. Ok, stellonino, stai calmo, andrà tutto bene. Il nome, oh, oh, non corrisponde. Trasporta delle sostanze infiammabili. Già non puoi passare perché è del regno di Arcade e tutte cose. Quindi ci abbiamo le regole imposte. E oh oh, qualcuno si è tagliato il baffo. Che voglio dire, non dovrebbe essere un problema. E la fotografia non corrisponde. Posso farmi una foto ogni volta che voglio fare dei cambiamenti alla mia persona. Che cocchio.
Ah, carità, buongiorno signore, non faccia il furbo e mi faccia entrare. Allora, come al solito, la merce di contrabbando sarà tutta all'interno del carico che trasporta. Ma per sicurezza, un controllino molto ma molto amichevole. Scusi, dovrei controllare sopra? Ah, ok, ce l'ho fatta, devo salire da davanti. Glielo possiamo anche fare, qui sembra a posto. Sì, sì, tutto a posto, tutto a posto. Allora, il barilozzo qua non me la racconta giusta. Maronne, quanti barili infiammabili. Che poi il fetente se l'è anche giocata bene, perché chi è che avrebbe voglia di prendere ad accettate dei barili con scritto infiammabile? Io no, di sicuro. Sembrerebbe tutto regolare o sono scemo io? Buon salve. Non mi dire che è solo un caso di età uguale. Oh no, non potete farmi questi scherzi. Allora, controlliamo che la lettera di vettura almeno combaci. Ma porca la miseria, mi sale la testitudine a palate. 12 e 12, oh oh. Ah, aspetta un attimo, data di scadenza. Me ne sono accorto adesso, non corrisponde. E comunque dovrebbe essere anche uno del regno di Erkei. Pertanto, a prescindere, non l'avremmo potuto far passare. Regole d'ingresso, lettera di vettura, come abbiamo detto, corrisponde. Signore, torni pure nel veicolo. Ciccio, stai fumando in parte i barili con scritto infiammabile. Ma Dio, Bonino. I terroristi non c'è bisogno che provino ad ammazzarci. Ci uccideremo da soli. Vabbè, ad ogni modo, buon uomo, scusi, è stata una giornata difficile per tutti, rifiutato. E io dovrei guadagnare uno sfacciato di denaro. Ok, mi restano ancora un paio di veicoli. Levati dai maroni, veloce. Che se qualcuno ci attacca adesso e arriva un proiettile sui tuoi barili, qua ci si schiatta malerrimo. Allora, mettiamolo che c'ha l'aria un po' furbina. Mi diverto già con gli UV fin dall'inizio. No, sembrerebbe tutto tranquillo. Rifiuto giustificato ed ispezione perfetta. Il signor Mirlan. 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 Allora, regno dell'Erkei, documenti in corso di validità, non ho visto bagagli, quindi signor Mirlan, lei si cucca il timbrino verde, bravo ciccio. Ecco, magari non sarà attaccato al culo del tizio con i barili esplosivi, ma vabbè, dettagli. Beh, ciccio, a te non abbiamo dato il giubbotto antiproiettile, vero? Oh, il mio capo mi ha fatto anche i complimenti, no, perché lui non se lo merita minimamente. Allora, vediamo un po'. Aia, questo c'ha l'aria da ribellino. Adesso valutiamo tutte cose. Vediamo un po' di controllare la data di nascita. 25. Beh, ma la barba... la barba non è che mi corrisponda più di tanto, buon uomo. Quindi vai di fotografia. Signor Sef da Israel. Ai. Guarda, vedo già che il numero di passaporto è sbagliato. Non è che mi servano troppe conferme, in effetti. Signore, volevo entrare nel nostro paese. Mi sa proprio che quest'oggi la si rimanda a casa. A porca cara. Guardi, non faccio errori. Se ne facessi me li detrarrebbero dallo stipendio. Ma vabbè, dettagli. Mi domando cosa succeda se riempio la strada di oggetti. Porca miseria, non sono riuscito a buggare adeguatamente questo gioco. E la coda mi dà abbastanza fastidio. Grazie capo, $882. Potremmo potenziare uno dei nostri. E che vorrei tenere del denaro per le mitragliatrici, perché ci serviranno sicuramente. Ah, l'agente Novik, stavo proprio parlando di lui. Vabbè, dai, dammo una potenziata al Novik. Svizzero? No, Novik, te l'ho appena detto, porca miseria. Ok, ritorniamo nella mia baraccopoli. Maronne, ragazzi, tristezza. Io capisco che negli anni 80 la Russia non fosse... Vabbè, quei paesi là non fossero molto ricchi. Non è Russia, insomma, in senso stretto. Oh, oh. No, non dirlo. Ah, una telefonata importante. Siamo già alla missione di infiltrazione. Ok, dovrei poterla completare senza troppi problemi. Questa volta avrà un esito molto ma molto differente. Comandante, abbiamo rintracciato con successo col traditore di Gavrilov. Al momento si trova nel negozio di Vlado. Ovviamente. Andate subito lì e seguitelo. Forse ci condurrà al nascondiglio dei ribelli. Ok, diamoci una mossa. Abbiamo fatto benza? Ah, adesso mi diverto io a rovinare i piani dei ribelli. Ah, mi date proprio la macchina. Mi ero completamente dimenticato. Aspetta, che come funziona? Accendi il motore, luci accese. Beh, ovviamente la macchina non c'ha le sirene. Va da sé. Ok, raggiungiamo Vlado il più rapidamente possibile. Maronne, un maronne. Già non si vede nulla. Ho dormito poco e bevuto tanto. E quest'auto ha la tenuta di strada pressoché inesistente. Però sì, confermo, signori. Non ho avuto mezzo incidente d'auto in questa run. Cioè, non lo so, l'altra volta mi schiantavo letteralmente su qualunque cosa. Quanto pare le mie doti di pilota in Russia
sono migliorate decisamente. Ok, non è la Russia, ma insomma, Afghanistan. Ci siamo capiti. Mi sa che sono andato in direzione sbagliata. Sì, il negozio di Vlado. Era alla curva precedente. Torna indietro, aspetta che non mi schianto con la telecamera in esterno. Piace come io non guardo indietro, no? Al diavolo. Vado a intuito. Potevate anche mettergli due animazioni in più, Scusa, ma perché sto continuando ad andare in retro, peraltro? Ma sto a pirla pure io. Ok, tanto abbiamo un sacco di tempo per raggiungere il negozio di Vlado. Piano. Controlliamo bene che il tizio non mi esca fuori all'improvviso. Eccolo laggiù, vedo Gavrilov. Gavrilov diventa sospettoso. Vado un po' più indietro. Perfetto. In realtà sono solo un guardone. Buono, ciccio. Buono. Oddio, adesso c'è tutta la parte dell'inseguimento. Non è tanto quella. Vi ricordate che poi c'è la parte a piedi? Che rottura di balle. Per fortuna che non è venuto in questa direzione. A parte che sono ancora in divisa. Eh sì, non lo sapremo mai. Sì, mi vedo vestito di blu. L'obiettivo è troppo lontano. È laggiù, non rompe le palle. E poi diventa sospettoso perché mi sono avvicinato troppo. Ok, ha preso la stradina secondaria. Buono, Gavrilov. Ah no, va tutto bene? Sto andando in camporella pure io. E mo è troppo lontano, e mo è troppo vicino. E devi deciderti però, A parte che sono pirla pure io, avrei fatto forse bene a spegnere le luci. Così mi si nota decisamente molto, ma molto di meno. Gavrilov, dove poi era il tuo nascondiglio? Maronneo. Oh, oh, si è fermato. Occhio, occhio. Torna indietro, torna indietro, torna indietro, torna indietro, torna indietro. Perfetto, scendi dal veicolo. E soprattutto, restami bassino. Tiro troppo lontano, non so neanche dove sia. Ah, ok, l'ho visto laggiù in parte alla macchina. Ha preso una lanterna, perfetto. E si aggira nei boschi. Come fai a notarmi? Siamo nel cuore della notte. Ho capito che c'è una lanterna, ma mica c'ha il fascio di luce assurdamente elevato. Ok, rimaniamo sempre dietro agli alberi. Onde evitare che il furbacchione si giri all'improvviso e ci noti. Ok, fin qua tutto bene. Occhio! Si è girato all'ultimo. Devo fare attenzione perché in sto gioco anche i pixel contano. Cioè, si è girato di nuovo, mi ero cacato. Ehi! E che? Agavilov! E basta sbirciare. È stancato? Sì, perfetto. Oh, porca miseria. A barretta di Gavrilov! No! E mo è troppo lontano. Vedete che sto gioco lo odio? Ok, lo riesco a intravedere. In teoria anche le foglioline e le piante quelle più bassine fungono da riparo. Perfetto. Continua a usare gli alberi. Fai il tatticone. Sì, un tutt'uno con la natura. Corri, 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 corri. Spero che non si giri proprio adesso. Sai che stava per girare? Credo di sì, Sì, era proprio lì il bastardo. Fagli vedere il tuo grande grosso tronchetto della felicità. Dai, Gavri. Ok, è ripartito all'avventura. Maronneo. C'ho le ortiche nel buco del ci siamo capiti. Ok, vedo la capanna laggiù. Ottimo. Continuiamo a usare la copertura degli alberi. Tanto lo sappiamo che si girerà almeno un'ultima volta prima di entrare nella capanna. No? Tutto tranquillo? Per davvero? Cosa fate i festini da queste parti? Ma no, mi ha buttato a terra. Ma rischiamo un principio di incendio. Gavrilov. E che cocchio, ma io la denunzio. Ed è entrato all'interno. Perfetto. Va che roba? Ma sei pazzo, gliela posso rubare? Il gioco dice no. Confrontati con Gavrilov. Signore! Compagno, avanti! Puoi entrare, non sono armato. Non mi fido a prescindere. Ho capito che lei è l'uomo più sexy di tutta la landa, ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo un po' di cosa vuol parlare. So che sei qui da poco tempo e non conosci tutta la verità. Me la racconti lei allora, buon uomo. Quel tiranno di Akharov si sta sbarazzando di tutti coloro che lottano per la libertà e la democrazia. Guardi che con la libertà e la democrazia non mi ci pago il baretto. Il leader dell'opposizione, Mikhail Garin, è scampato per un pelo alla morte dopo che hanno cercato di avvelenarlo. Il pugno sanguinario da lui creato farà di tutto per fermare questo accordo criminale. Puoi continuare a obbedire agli ordini dei comunisti o unirti a noi e salvare questo povero paese. Ok, pertanto, visto che l'altra volta lo abbiamo rilasciato schierandoci col pugno, questa volta mi sento molto filo governativo e pertanto lo arrestiamo. Vediamo se si ribella. Stai commettendo un grave errore, amico mio. Amico, manco per la ciolla che siamo amici io e te. Lo abbiamo saccagnato di botte stavolta. Gavrilov è consapevole del suo destino, ma non oppone resistenza all'arresto. Trascorrete l'intero tragitto verso la base della polizia in silenzio, mentre continui a ripensare alle sue parole. Giunto sul posto, il traditore viene accolto come si deve dai suoi ex amici. Hai massacrato anche buona parte dei colleghi, vi dicendo? Oh! $400! Ti sei schierato col governo! E potevate anche pagarmi un po' di più,
Non mi ricordo se la cifra è uguale a prescindere, ma nel dubbio. Ok, fatemi tornare a dormire, che è stata una nottata anche troppo lunga. E porca la miseria, c'ho davvero le ortiche anche... Sì, insomma, ci siamo capiti. Ah, è l'alba di un nuovo giorno, mi domando quante genti potremmo torturare quest'oggi. Compagno, spero che tu abbia dormito bene, ma non è vero! Ma non lo sai che sono andato in missione stanotte? Che poi, perché mandate in missione sempre me? Quando abbiamo 00 Novik qua dentro. Novik, come andiamo? Tutto bene? Sì, bravo, non lavorare troppo. Che sennò ti esplode un neurone, mi raccomando. Che poi guardate i cartelli quanto sono ingannevoli. Welcome to Akaristan. Tutto felice, tutto contento. Donne ignude pronte ad accoglierti da un momento all'altro. Buongiornissimo, mi dia tutti i suoi documenti. Grazie, molto gentile. Quando vedo uno così mastrolino col baffo un po' mi preoccupo, eh. Allora, regno di Arkei, lei non c'ha bagagli? Vediamo un po', controlla anche dietro. No. Ok, ok, mi sono fatto vincere dal suo baffo decisamente molto sexy, non faccio neanche il controllo. La approvo direttamente. Mi rispecchio nella sua pelata, ma ho bei dettagli. Scusi, mi faccia prevedere il futuro. Venga qua, Mastro Lindo. Ispezione perfetta, $130. Il capo è di buon umore ultimamente. Buongiorno, signore. Mi dia i documenti e voilà. Ho sentito dire che la regina ha ordinato personalmente questo carico di armi. Nessuno odia Akarov più di lei. Abbiamo una regina? Io manco lo sapevo, Boris. Mi fido di te. Aspetta un attimo, ma abbiamo nuovi criminali, peraltro. Vediamo un po'. Ah, sempre età dell'autista 49. Il fatto stesso che abbia parlato di carico di armi non mi convince minimamente. Aia, Boris. Boris. Vieni qua. Boris. Vieni a giocare con noi, tranquillo. Allora, vediamo un po' di darci da fare. Non mi dire che hai nascosto carichi di armi all'interno del gabinetto che mi incocchio proprio una cifra. Ecco qui, e a posto. A parte che ha dichiarato delle armi. Ok, puoi tirare un gabinetto addosso a qualcuno, non dico di no. Ma davvero? Non c'era nulla nel gabinetto, ci sono rimasto malissimo. Vediamo un po'. Tutto pulito anche qui. Non è possibile. Non ci credo. Ci deve essere qualcosa di irregolare. Ma porca miseria, almeno qui dentro. Tutto a posto. Erano anche belli puliti in effetti. Ah, ci ho messo un po'. Ma finalmente l'ho trovato. Stupefacenti. Tutto questo per un po' di droga? No, non prendo soldi. Non voglio far incacchiare i miei colleghi. Eviterei molto, molto volentieri. Cioè, era tutto regolare, tranne che quella cagata lì. Per davvero? Oh mio Dio, come ho fatto a non notare lo pneumatico? Ok, altri stupefacenti. Vediamo un po'. Devo avvicinare di più la torcia? Probabilmente mi sono fregato da solo. Senza rendermene conto. Signor Boris, io l'avevo garantito che l'avrei fatto passare un brutto quarto d'ora. Quindi queste te le cucchi tu. Ah, non ho controllato i documenti. Andava fatto prima di arrestarlo. Vabbè, criminale arrestato, che è tutta buona e tanto giusta. Perfetto. Che poliziotto ficcanaso, avanti. Vedete, non mi fa più controllare nulla purtroppo. E niente, potevamo guadagnare qualche decina di dollari in più che ci avrebbero sempre fatto comodo. Ah, posto, vediamo un po'. Vai, mi danno comunque il centone classico. Avanti, prossima forza. Quindi abbiamo esaurito la nostra scorta di contrabbandieri. Ma che peccato. Ma che tristezza a palate proprio. Buongiorni. Scusi, signore. Le hanno rubato una parte dell'auto, non è normale? Signor Ibeck, ti sorridono i monti. Ai ai ai. Ok, potrebbe essere un errore di battitura. Ibeck non è proprio il nome più classico. No, non voglio fare un po' di soldi. Voglio arrestare un po' di furbacchioni. Tipo il signor Iceback qua. E per il resto i documenti sono in corso di validità. Signor Iceback, purtroppo la devo rifiutare. Abbiamo trovato delle irregolarità. Ah, non ho controllato il carico. Come vedo il carico? Porca la miseria. Poteva essere errata anche la lettera di vettura. Vabbè, poco importa, poco importa. Prossimo veicolo avanti. Perché non avete mai documenti pronti? Quello chiede in ginocchio, santo cielo. Asan, scusa, me la sono presa con te. La barbetta com'è? A posto, bene, bene. Un metto molto sexy. Regno dell'Arkei, non c'è bagagli di... Asan, facciamo così. Non voglio farti perdere altro tempo. Ti cucchi il timbrino verde. Se mi hai tradito, sappi che conosco tutte le tue generalità. Mi manca il tuo codice fiscale, ma in qualche modo riesco a ottenerlo. Ho fatto a richiudere. Ti prego di venire a posto. Ispezione perfetta. Signore, mi viene un attacco di claustrofobia a guardarla dentro questo veicolo. Ma che è successo? Ultimamente il mio capo sembra essere più di buon umore. Del solito. Signore, ma lei non mi corrisponde minimamente alla fotografia, ma le pare il caso. Trasporta dei bagagli, vediamo un po'. Ah no, qua c'è il motore. Giusto, è vero. Allora, c'ha... non so cosa sia laggiù.
Vedo due o tre valigie qua dietro. Ah, fertilizzante. Eh beh, certo, eh. Quando ti trasferisci è sempre importante portarsi il fertilizzante. Non volevo fare una rima, ma ci siamo capiti. Rifiutino, veloce, veloce. A posto? Ma che abbiamo un conto in sospeso. Non conosco neanche la matematica, quindi non posso fare i conti. Ok, non so se ci fossero altre irregolarità, ma a rigor di logica dovrebbe essere tutto a posto. $130. Oh, mamma mia, mamma mia. Allora, quanti proiettili ho ancora? Ah, ne abbiamo abbastanza per affrontare la maggior parte delle minacce. Ci avanzano $1200. Numeri che fanno girare il conto in banca del telone. Il miglioramento del mio alloggio costa 1300. Quanto che si beagua a gazzetta ciò. Allora, vediamo un po' cos'altro possiamo fare eventualmente. Assumiamo un altro agente, signor Kowalski. Perfetto. Quanti soldi mi restano? Vediamo un po'. Io li... lo potenzio anche direttamente, che cosa buona e tanto giusta, è appena possibile. Dobbiamo assumere anche l'agente Smirnov, che se vi ricordate, lui si appostava là sopra e se lo potenziavi abbastanza, gli spuntava come per magia una grande e grossa carabina. Scusate che deposito un pochettino di oggetti. Perfetto. Sono pieno zeppo di materiale di contrabbando, manca solo che poi sospettino di me. Ok, stiamo procedendo alla grande, non so se abbiamo completato un capitolo, ma di sicuro posso farmi molto ma molto rapidamente un'altra giornata di lavoro. Così, vediamo un po'. Ah, non è successo nulla di nuovo. Compagno, abbiamo appena ricevuto una segnalazione che richiede un intervento urgente. Vuoi intraprendere questo compito? Ok. Il nostro informatore riferisce di un imminente attacco della banda di Oberankov al commissariato di polizia. Ti unirai alla difesa della postazione. Al commissariato? Questa non c'era. Oh, sono scemo io? Ok, mi devo recare là il più rapidamente possibile. E che cocchio, volevo solo palpeggiare un po' di auto, come è giusto che sia. Aspetta, attiva la sirena, che sennò tra un'ora siamo ancora qua. Chiudi la porta che c'ho gli spifferi. C'ho anche un po' di spifferi da davanti con l'1-8 andato, lì insomma ci siamo capiti. Cioè, il gioco si concludeva, nel finale buono, con una sparatoria alla stazione di polizia. Beh, l'avevamo organizzata noi, quindi sai com'è. Però, non... infatti non c'è nessuno per strada. Boh, salve. C'è davvero nessuno, che sta accadendo? Senti, spegni la suoneria lì, la sirena che ha già rotto le palle. Ok, eccoci arrivati. Evitiamo di far esplodere il furgone. Che succede? No, Boni. Ho solo la pistola, non mi sono neanche potenziato più di tanto. Ok, potevo prendere qualche caricatore extra. Vediamo di aiutare la squadra a eliminare la minaccia. Cioè, io seguo loro. Avversari rimanenti, 20. Oh, maronne. Ok, bene che siete armati fino ai denti. Che faccio? Mi avvicino alle cataste di legna? Ci provo, sperando che mi tirino le bombe a mano. Lo eviterei molto volentieri. Buon Salvino. Signore, dove sta andando? Si fermi cortesemente. Molto gentile da parte sua. Infatti c'ho l'arma più imprecisa della vita. Ah, mi sparano! Aspetta! Ok, uno ammazzato. Aspetta, che mi stanno crivellando di colpi. Guarda che c'è qualcuno qua in parte. Ah, no, che ho tirato, ho visto adesso. Aspetta che il tizio non mi ha notato. Buono! Maronne, quanto è imprecisa sta pistola dalla distanza. Ok, ne restano ancora 17. Ne ho fatti fuori due io, ragazzi. Tre io. E che cocchio. Aspetta che c'è Capitan Furbizia lì. Non riesco a vedervi in mezzo all'erbacce. Cioè, uscitemi dall'erba alta, maledetti Pokémon. La miseria. Ok, preso in pieno. La bomba a mano di tua nonna. Se le bombavano a mano e anche in auto. Porcaccia la miseria. Aspetta, c'è un tizio lì. Ok, preso in pieno. Ah, porco cane. Ok, abbiamo eliminato metà di quelli che ci stavano sparando. Però io ho un po' di corpi, li vorrei palpeggiare. Se mi date mezzo secondo. Aio, dove stai lì? Perfetto. L'altro cugino stava là. Ragazzi, avanti. No, non farlo. Lo sapevo. Perché sei un giganterrimo pezzo di erba. Ok, vedo un po' di cadaveri qua in parte. Che restano ancora sei tizi. Se riuscissimo a ridurre un cicino i loro numeri, non sarebbe male. Aio, ecco, a prova di proiettile. Ok, non così tanto a prova di proiettile quanto mi aspettassi. Occhio, occhio, sento qualcuno che urlava all'improvviso. Non tirare le bombe a mano. Te lo chiedo in ginocchio, per favore. Oh, da dove? Porco canaglia. Signori, ho fatto fuori metà della mia scorta di proiettili. Aspetta, ok, eliminato. Ho eliminato Cantotti. No, perché gli avete sparato? Mi serviva mezzo secondo in più. Vi odio nel profondo. Ok, almeno mi hanno pagato $800, non mi lamento. Però adesso sono senza munizioni. Magari rubargli le armi, che cocchio ne so io. Ok, un'altra giornata di onesto lavoro. Ciccio, come va? Non si è neanche mosso il culo lui per venire a darci una mano. Ok, si è messo a verbale che ho davvero proprio una cifra bisogno del mitragliatore quanto prima. L'arma più inutile fu il fucile da cecchino, perché in realtà non aveva neanche l'ottica. Cioè, era un colpo un morto come arma. Però, insomma, anche la carabina non era poi così malvagia, ma il mitragliatore, ah, era uno spettacolo. E spegni la sirena, perché tanto siamo arrivati. E a quanto pare nessuno c'ha voglia di aggirarsi per queste strade.
quando ci sono colpi d'arma da fuoco che da queste parti sono tipo all'ordine del giorno. Ma insomma ci siamo... Ah, capiti. Olè, sono ritornato ragazzi. Grazie dell'aiuto, come al solito. Grande supporto. Compagno, spero che tu sia riuscito a fare tutto. Quindi la mia giornata si conclude qui. Con 1400 dollari nel conto in banca, che cosa buona e tanto giusta. Oh, meglio così. Allora, no, non potenziamo nulla. Tanto, come ho detto, non ci attaccheranno nel cuore della notte. Possiamo stare, penso, anche relativamente tranquilli per un po'. Non c'ho neanche voglia di portare i detenuti. Aspetta, quanti ne abbiamo? Fammi fare un controllino veloce, perché non so quanta cocchi di gente ho arrestato. Wheela! Magari giusto un saltino veloce. Aspetta. Ho sempre paura che voi non ci avete idea. Porca boia, a saperlo portavo via con me la merce di contrabbando. Ne abbiamo accumulata... Un po'. Aspetta che recupero invece dei proiettili, visto che ne abbiamo utilizzati un cicinino. E direi anche di investire un po' di capitale. Quanto era? 30 dollari? Ah no, 50 dollari per riparare il furgoncino. Perché sicuramente mi stanno per attaccare. Quello, ci scommetto quello che volete. Wow, 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 wow. Ok, ho visto la portiera buggata male per un secondo. Ma, vabbè, ma che ore sono peraltro? Ho perso completamente la cognizione del tempo. E chi è che continua a buttare giù i cartelli della strada? Non so chi sia questo malvi... Porca la miseria, malvivente. Aia, appena riparato. Appena riparato, vi odio nel profondo. Gioco, hai deciso di non spawnare nessuno? Benissimo, spegni la sirena che non la sopporto più. Ok, devo solo ricordarmi di non passare per di lì. Quindi dobbiamo prendere stradine secondarie al ritorno. Poi datemi un secondo, scusate, giusto una piccola sosta veloce, veloce. Volevo dare un'occhiata perché qua non siamo mai stati. Magari ci sono dei documenti nascosti, del KGP e tutte cose. Ma quando mai nella vita? Solo bottiglie di vodka, come è giusto che sia. Ovviamente lungo la strada mi sono assicurato di colpire tutti i cartelli. Io ho una brutta, brutta, brutta dipendenza. È un modo gentile per dire che sono un bastardo. Ma insomma ci siamo capiti. Ecco qua, mi paghi. Oh, altri 260 dollari. Che bella cosa, perfetto. Ma che da queste parti devono estrarre veramente uno sfacelo di pietre? Di sto passo ti abbattiamo la montagna nel giro di un paio di settimane con tutta la manovalanza che gli ho portato. E poi signori, siamo onesti, sono un ometto a cui il pericolo piace pop una cifra. È tipo una gioia per me. Pertanto prendiamo la strada principale della serie chi se ne frega se mi attaccheranno di nuovo. Che è un modo gentile per dire non c'ho voglia di fare le sardine secondarie. E pertanto al diavolo se mi sparano. Tanto comunque a prescindere devo riparare sto cocchio di veicolo. Sì sì, a sentire dal rumore li ho buttati giù tutti. E devo cercare di essere veloce, non fermarti. Magari mettine sotto qualcuno, no come ho detto. Aia, aia. E che cocchio. Che poi non ho mai capito perché ti sparano anche al ritorno. Ah, ora ho capito. Perché gli gira le balle che non sono riusciti a prenderti la prima volta. E pertanto è diventata una questione di principio. Ok, lo farò casomai riparare la prossima volta. Perché per adesso... Sì, saluti a casa, vediamo di andare a dormire che sono in partita da oltre un'ora abbondante. E che cocchio. Yay, giorno 9, completation con successo. Mio Dio, abbiamo un sacco di spese, questo è poco ma sicuro, ma mi restano ancora 1292 dollari tondi tondi che spenderemo alla velocità della luce, ve lo garantisco. E questa volta faccio notare che non abbiamo commesso errori. Buona gente, direi che per oggi abbiamo castigato e ammazzato abbastanza persone, pian pianino stiamo influenzando la trama e il governo sicuramente non farà nulla, non ci ricompenserà, è abbastanza ovvio. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi contrabbando la nonna e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!